Dopo praticamente quasi 2 anni ci ritroviamo a parlare dell'Olmo Ponte. Questa volta parliamo di un qualcosa che è successo nel corso di questo Covid. 21 serate fatte dalla dottoressa Elisa Marcheselli con le famiglie, e hanno parlato di cose importantissime che riguardano disagio, ciberbullismo e tutto ciò che ne consegue, tanto dopo ve lo dirà lei. E questo grazie soprattutto alla dottoressa, alla società, ai genitori e agli istruttori. E sugli istruttori vorrei puntualizzare un pochino meglio, perché sicuramente istruttori come sono qui all'Olmo Ponte è difficile trovarli. Bravissimi dal punto di vista tecnico, ma bravissimi anche dal punto di vista umano. Poi niente, cioè, sono argomenti, la serata poi prosegue perché ci sarà anche la presentazione da parte della Francesca Muzzi, che tutti conosciamo, a cui tutti vogliamo un sacco di bene, e ci presenterà il suo libro, che è un libro di storie, cioè più che racconti sono storie reali, storie di persone che hanno vissuto sulla propria pelle l'esclusione, che però alla fine hanno trovato una soluzione. È stato deciso di fare questo non senza difficoltà, perché l'argomento è abbastanza scabroso e anche all'interno della società ci sono state un po' di resistenze, però poi alla fine abbiamo deciso di farlo perché è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Poi anche perché si tratta di un argomento relativo e inerente anche ai temi trattati nel corso dell'anno. Niente, a questo punto vorrei salutare tutte le persone intervenute, comincerei in ordine alfabetico dall'Associazione Allenatori Franco Galantini, da parte dell'Associazione Italiana Arbitri Niccolò Pagliardini. Poi cominciamo dalla massima autorità dello sport aretino, il delegato del CONI, Melis. Poi vorrei salutare anche il signor Piero Ferruzzi del Panathon di Arezzo, il signor Simone Rossi della Ginnastica Petrarca. Non so se sono arrivati il signor Massimo Anselmi dell'Associazione Calcio Femminile. Poi dovrebbe essere arrivato, non so, non lo conosco, il sovrintendente della Polizia Postale Andrea Mancini. Niente, a questo punto anche la consigliera comunale, nonché ex senatrice, molto molto interessata a questi argomenti, Donella Mattesini. E poi il parterre, per prima cosa vorrei un grosso applauso a una persona che ha dato tanto allo sport aretino e continuerà a andare ancora tanto, perché lo vogliamo coinvolgere in tanti progetti, il professor Giorgio Cerbai. Quindi, cominciando dalla mia destra, abbiamo qui Ciccio Graziani, Francesco Graziani, campione del mondo del 1982, che è sempre disponibile nei confronti delle nostre iniziative. Poi la giornalista Francesca Muzzi, la conoscete, la dottoressa Elisa Marcheselli e il nostro presidente Marco Preghini, a cui do la parola per un saluto. Buonasera a tutti, cercherò di essere molto breve per non rubare la scena a chi, diciamo, dovrà dire delle cose più importanti di quelle che devo dire io. Io devo fare un grosso ringraziamento a tutti quelli che hanno consentito un percorso quest'anno a livello di questo progetto dello psicologo, che in un'annata sciagurata come questa addirittura è stato implementato e ha avuto un ottimo successo. E al di là degli argomenti trattati, che sono estremamente interessanti, ha aiutato anche
a sentirsi meno, più vicini in un periodo dove purtroppo tutto era chiuso. Noi come società ci siamo dati molto da fare in tutti i sensi, perché abbiamo ogni pertugio che potevamo utilizzare per poter, che so, fare un mezzo allenamento, un allenamento più grosso, insomma, sempre stando alle regole che ci venivano imposte. Noi di fatto noi ci siamo sempre comunque adoperati, e in questo caso ringrazio anche gli allenatori che sono stati esemplari in questo periodo. Ci siamo adoperati a cercare di rendere meno dura la situazione. In questo periodo abbiamo fatto anche delle cose importanti a livello strutturale, però insomma, ecco, stasera non è il caso di parlare di questo. Ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti e basta, io direi di chiuderla qui e di passare la parola agli altri. Grazie. Allora, prima di passare la parola alla dottoressa Marcheselli, vorrei un applauso per Salvatore Di Bella, che è comunque sempre l'iniziatore di tutto. Allora, la parola a Lelì. Buonasera a tutti, e io mi accodo a tutti i ringraziamenti e naturalmente ringrazio la società Olmo Ponte, i genitori, tutti i partecipanti, però permettetemi in pubblico anche di ringraziare Giorgio Cervai, perché il mio percorso nel mondo dello sport è partito da lui insieme a dei progetti altrettanto importanti, e quindi mi fa piacere condividere anche la realizzazione di questo. Lo psicologo nella scuola calcio è stato un progetto impegnativo, perché eravamo in un periodo particolare. A livello personale penso che qualche sessione l'abbiamo fatta anche in sala parto, non lo so, perché io avevo appena partorito, qualcosa del genere, e quindi la bambina piccola, però i genitori sono stati pazienti e i ragazzi lo stesso. Il gruppo dei ragazzi era abbastanza piccolo, ma molto incuriosito, motivato e dotato di una grande educazione, quindi pubblicamente faccio i complimenti ai genitori. I genitori è stato un gruppo altrettanto piccolo ma attivo, interessato a tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Gli istruttori numerosi e altrettanto motivati a seguire la formazione. Abbiamo trasversalmente toccato tanti argomenti importanti, dall'uso delle tecnologie, quindi tutto ciò che anche il lockdown ha portato nella esasperazione dell'utilizzo della tecnologia, inclusi i pericoli del web, dei quali sono formata in ambito di una psicologia criminale, investigativa e giuridica. Quindi abbiamo toccato tutti i temi che riguardano i nostri giovani, ma soprattutto abbiamo tenuto un continuum in quello che è l'argomento dell'inclusione e dell'integrazione. Quindi lo sport, nominando anche la Carta dei diritti del bambino, coniata appunto dall'Unione dei diritti umani, quindi dall'Unione Europea, abbiamo estrapolato tante informazioni utili da poter riportare all'interno del nostro progetto. Innanzitutto lo sport è uno strumento educativo a vari livelli, psicologico, emotivo, comportamentale, motorio, e soprattutto è un fattore di protezione, perché gli studi di psicologia ci dimostrano che chi in qualche modo fin da piccolo è in grado di partecipare attivamente e costantemente a uno sport riesce a sviluppare delle soft skills, quelle competenze che ci aiutano poi a diventare degli adulti più efficaci ed efficienti. In questo caso la competenza che ci è stata più a cuore è quella della resilienza, la capacità di superare gli urti della vita che i ragazzi in questo momento hanno sicuramente trovato nel loro percorso, con le scuole chiuse, con la chiusura delle società sportive, e quindi tanti momenti di solitudine e di isolamento sociale. Quindi abbiamo contribuito a creare uno spazio, abbiamo costruito anche una chat attiva per i ragazzi stessi, che si potessero sentire meno soli, con gli istruttori che potessero dare anche allenamenti ed esercizi in maniera divertente. Però la serietà del percorso è stato un impegno a livello sociale per quanto riguarda tre livelli: istruttori, genitori, quindi famiglie e figli. E abbiamo parlato di tanti argomenti che hanno riguardato, a volte anche nello specifico, certe problematiche che potevano insorgere in quei mesi difficili. Quindi io mi sento onorata di aver dato il mio contributo, e ho ricevuto tanti feedback e costruttivi
e vi prometto che sarò in grado di migliorare ancora di più il percorso se continueremo questa avventura insieme con l'aiuto di tutta la squadra, naturalmente, che ringrazio. Di nuovo grazie a tutti. A questo punto cominciamo con Francesca e inizierà a presentarci il suo libro. Allora, buonasera a tutti. Io sono particolarmente emozionata di essere qui stasera perché è la prima volta. Si può anche togliere la mascherina, sì. Ed è la prima volta che io presento questo libro, che è appunto Giochiamo anche noi, l'Italia del calcio gay, che è uscito nell'ottobre del 2018 e che io ho presentato in tutta Italia, ma l'abbiamo sempre presentato perché parla di omosessualità e calcio. Dentro ci sono le storie di 28 ragazzi da Torino fino a Napoli, quindi sono andata in giro a cercare e a farmi raccontare le loro vite e quello che significa giocare a calcio quando un ragazzo è omosessuale. Però questo libro è sempre stato presentato, diciamo, negli ambienti protetti, in quelli che sono stati gli arci gay. Abbiamo girato tutta l'Italia fino a Napoli, perché poi più in giù di Napoli non sappiamo anche dell'esistenza di squadre di calcio. Perché io, quando ho cominciato a scrivere questo libro, tutto è partito, prima il professor Cerbai mi diceva: ma perché hai scritto questo libro? Perché tutto è partito dalla mia esperienza personale. Io sono una giornalista, scrivo per il Corriere di Arezzo da sempre, e quando ho iniziato questo lavoro era la fine degli anni Ottanta e ero una delle primissime donne che si affacciava al mondo del calcio. Seguivo la Baldaccio Bruni di Anghiari, poi grazie a Luigi Alberti, che non so se è andato via oppure se è ancora qua, sono entrata nella redazione e Luigi mi ha detto di seguire, di andare a fare le interviste a quel tempo per l'Arezzo. E quindi io ero una donna che si affacciava in questo mondo, un mondo tipicamente maciste, come lo chiamano poi gli stessi ragazzi. E quindi le cronache, le interviste di una donna, specialmente in quel periodo, erano più attenzionate rispetto magari a quello che scrivevano i miei colleghi uomini. E quando io sbagliavo qualcosa, perché poteva succedere, succede anche ora che ho 51 anni, quindi quando io sbagliavo qualcosa, io non ero quella che aveva sbagliato, io ero quella che doveva andare a fare il sugo, che doveva andare a fare la calza, che dovevo fare i lavori che non erano sicuramente quelli di fare una giornalista sportiva. E allora, da questa mia esperienza, ho detto e mi sono detta, se è stato difficile, perché comunque sia stato un percorso difficile, perché poi alla fine, no, le cose ti entrano da una parte e ti escono dall'altra, però ci sono anche persone che queste, tra virgolette, offese comunque, no, poi le fanno sue e possono anche rischiare di smettere di fare determinati lavori o anche di giocare a pallone. E quindi mi sono detta, ma se è stato così difficile per me entrare in questo mondo, come sarà per un calciatore omosessuale? E allora ho fatto quello che faccio da sempre, cioè il mio lavoro. Sono andata a cercare i ragazzi che giocano a calcio e che sono omosessuali, e da lì mi si è aperto un mondo che io non conoscevo. Ci sono squadre omosessuali, ci sono tornei omosessuali e ci sono i tornei da Torino, Milano, Firenze, Bologna fino a Napoli, perché poi sotto Napoli non sappiamo dell'esistenza ufficiale di squadre di calcio. E quindi questo significa anche quanto è difficile, anche a livello culturale, fare entrare un determinato tipo di mentalità. Questi ragazzi ci siamo sentiti telefonicamente tante, tante volte, è stato un lavoro lungo, 2 anni è durato. E all'inizio io mi sono posta con loro, forse nella maniera che tutti ci poniamo quando si parla di calcio e di omosessualità. E le prime domande erano anche abbastanza banali. Io gli dicevo: ma si vede in campo se un giocatore è omosessuale o eterosessuale? Ovviamente non si vede. E le altre domande che le facevo a loro, gli dicevo: ma perché voi fate questi tornei di calcio omosessuali? E loro mi rispondevano semplicemente: per sentirti te, perché sono ragazzi che poi alla fine ci hanno messo la faccia e ci hanno messo le loro foto, perché
proprio prima, pochi giorni prima di andare in stampa, questi ragazzi, che all'inizio era un po' titubante perché comunque sia il libro poteva essere o una presa in giro oppure troppa compassione, invece abbiamo trovato un equilibrio perfetto e quindi si è instaurata una fiducia. Loro mi raccontavano, loro si sono affidati a me e io ho affidato la loro storia a questo libro, le loro storie, e dentro c'è di tutto. Ci sono i calciatori che ce l'hanno fatta, c'è la storia di un calciatore di Serie A omosessuale, del quale ovviamente io taccio nome e squadra, e c'è la storia di un arbitro, ci sono le storie di dirigenti calcistici, c'è la storia di un'allenatrice, oggi è un'allenatrice, prima era un giocatore, è la storia di Marina, una ragazza che partita, la prima volta che ci si sentì con Marina, che poi l'ho risentita anche proprio poco tempo fa, mi disse: mio fratello è morto. E io ovviamente ingenua gli dissi: mi dispiace. Invece lei voleva dire che suo fratello, cioè lei era un uomo, dice, e adesso sono diventata una donna a tutti gli effetti. E la cosa bella è che lei adesso allena la squadra dove prima giocava quando era un uomo. Ci sono la storia di, ovviamente la storia del calciatore omosessuale che si è ritrovato a giocare in Serie A e che praticamente dice: io mi ritrovavo in questo spogliatoio pieno di stelle, io non sapevo che cosa ci facevo lì. E questo calciatore però alla fine, a questo calciatore non è stato rinnovato il contratto. Sono passati un po' di anni e lui ancora si fa la domanda del motivo per il quale non gli è stato rinnovato il contratto, perché forse dice, avevano scoperto che era omosessuale, però dice: nessuno mi ha dato una spiegazione. Quindi le loro vite, le loro storie, ovviamente squadre di calcio, dai Bucks Bologna, dai Tourette di Torino, dai Revolution Firenze che fanno il torneo, che poi si è un torneo che alla fine si prendono in giro da loro perché è la Finocchiona Cup, e questi ragazzi praticamente giocano anche, fanno i campionati WISP. E si sono anche sentiti tante volte dire la frase: stasera giochiamo contro i finocchi. Poi dopo però loro in campo, dice, magari ce ne abbiamo fatti 7 e dopo siamo andati lì e gli abbiamo detto: però questi finocchi sono bravi a giocare a pallone. Quindi storie che comunque sia sempre con il sorriso, ma storie dalle quali bisogna anche capire, bisogna imparare quanto è importante il mondo del pallone, il mondo del calcio e quanto ancora è chiuso ai giocatori omosessuali. Nel libro io avevo chiesto alcuni contributi a persone, personalità, personaggi, e ancora qualcuno mi ha detto che con questo mondo non ci vuole avere niente a che fare, ed è brutto sentirsi dire una cosa del genere, non ci voglia avere niente a che fare, nemmeno fosse chissà che cosa. L'introduzione di questo libro, poi a me piacerebbe leggerla, io non l'ho mai letta l'introduzione durante una presentazione. L'introduzione è stata fatta da Thomas Locatelli, che è un giocatore di calcio, un ex giocatore di calcio di Serie A, dove lui appunto dice che se comunque c'è bisogno di un libro, che c'è bisogno di raccontare e di portare alla luce queste cose, allora dice: siamo ancora molto molto indietro. E nelle mie presentazioni che ho fatto in giro per l'Italia questo è venuto fuori, cioè ancora nel calcio siamo indietro, perché comunque sia il calcio, io spezzo anche una lancia su questo, nel senso che il calcio è nato come sport tipicamente maschile, a calcio ci giocano gli uomini e basta. Quindi è stato difficile per le donne entrare, è difficile per un gay fare coming out dentro uno spogliatoio. Di solito si fa sempre con gli amici più stretti, con quelli che poi le cose non le ridicono. È difficile dirlo ai tifosi, perché comunque sia il calcio ancora è maschile anche per quanto riguarda gli sponsor. Le sponsorizzazioni evocano comunque l'uomo e tutto quanto. Quindi, e poi ci siamo sempre chiesti anche durante le presentazioni, no? Se un calciatore, un grande campione facesse coming out, e poi dopo c'è bisogno di un grande campione, un calciatore facesse coming out e poi dopo magari la domenica, no, sbaglia il rigore, perché l'ha sbagliato? I tifosi che cosa dicono? Perché è gay oppure perché un rigore lo può sbagliare chiunque?
Questo è venuto fuori dal mio libro e io sono contenta che per la prima volta questo libro entra in una società di calcio, perché l'Olmo Ponte ha avuto un grande coraggio, lo stesso coraggio che ci hanno messo i ragazzi, che ci hanno messo la faccia, ci hanno messo il loro nome e hanno raccontato la loro storia. Quindi è una goccia, non si sa quello che è, però è una cosa importantissima che stasera siamo qui a parlare in una società di calcio con il coso della Fiorentina, l'Olmo Ponte, con un campione del mondo, Ciccio Graziani, che io tutte le volte che lo vedo ancora mi emoziono io, e sono passati diversi anni dall'82. E quindi per me è una cosa bellissima, io sono molto emozionata e ringrazio tanto l'Olmo Ponte, ringrazio il presidente Treghini, ringrazio Elisa Marcheselli, perché so che con lei avete fatto un grandissimo lavoro, è il lavoro dell'inclusione, delle aperture, c'è bisogno di questo, perché non bisogna escludere nessuno, perché si gioca pallone e basta. Grazie. Brava. Prima di continuare è arrivato l'assessore Federico Scapecchi, se volesse portarci anche il saluto. Grazie innanzitutto, chiedo scusa per il ritardo, purtroppo gli appuntamenti si susseguono nel corso della giornata e quando risalta qualcuno, cioè quando si fa tardi a qualcuno, poi dopo si fa tardi a quelli successivi. E grazie all'Olmo Ponte, grazie a tutti gli ospiti di questa sera per l'invito e per la bellissima iniziativa. Lo sport è di tutti, questa è una frase che spesso sentiamo dire, però spesso alle parole non seguono i fatti. Quello che ha fatto l'Olmo Ponte, quello che ha fatto la giornalista Muzzi, quello che ha fatto la dottoressa Marcheselli, dimostra che invece a volte alle parole seguono i fatti. E quindi bene così, rappresento l'amministrazione comunale e siamo contenti, siamo favorevoli a questo tipo di iniziative. Complimenti all'Olmo Ponte che ci ha messo la faccia e anche il luogo, il posto, che è un impianto comunale gestito egregiamente dalla società. E non vi rubo altro tempo, vi chiedo ancora scusa per il ritardo e grazie ancora. Ora, a questo punto passo il microfono a Ciccio Graziani per due parole. Intanto anche da parte mia buonasera a tutti, grazie per l'invito. No, ma tanto anche se mi sentono uguale, c'ho una voce baritonale io. E su una cosa siamo d'accordo, Francesco, che all'Olmo Ponte hanno davvero coraggio in tutto e per tutto. Sai perché? Hanno condiviso la volontà di portare avanti un progetto anche con me. Io ho detto, ma come avranno fatto ad accettare questo progetto? Questi sono matti veramente. E io penso che nel tempo, per fortuna, il mondo è cambiato in senso positivo. Oggi io ho fatto prima un'intervista con il nostro amico Luigi e parlavamo proprio di questa situazione, no? A me non mi è mai capitato di avere nella mia carriera un compagno di squadra che si fosse dichiarato gay o che avesse avuto atteggiamenti anche che potevano far capire che poteva essere quel tipo di persona, ma se ci fosse stato io gli avrei voluto bene esattamente come ho sempre voluto bene a tutti i miei compagni, anzi forse qualcosa di più. No, non mi puoi aiutare in niente, devi stare zitta, perché io non so come per questo, non so perché si attacca a Siri, io, ma che è? Se mi puoi aiutare? No, non mi puoi aiutare. Oggi per me non cambierebbe niente. Io ho diversi amici che oggi hanno fatto coming out, come diceva Francesca, e abbiamo dei rapporti bellissimi. Poi ognuno la propria sessualità la esprime, la vive come meglio crede. Io non sto lì a sindacare su nulla, e ci rispettiamo, ci vogliamo bene, ognuno fa la propria vita. Anzi, devo dirti una cosa, Francesco, su qualcuno che si è dichiarato, no,
ho avuto una sensazione di affetto maggiore. Non so per quale motivo, forse sto esagerando dicendo questo, perché è come se io dicessi una cosa diversa, come perché con lui. Non lo so, non riesco a spiegarlo, però con alcuni ho un rapporto ancora più affettivo, più reale, più veritiero, mi sento più vicino. Forse perché in cuor mio ho pensato che prima ancora di fare coming out hanno sofferto, soffrivano forse una situazione di disagio e non potendola raccontare a nessuno. Adesso che si sono aperti, molto probabilmente sono anche più sereni, più tranquilli e si sentono anche molto gratificati perché vengono accettati per quello che sono. E quindi io ripeto, ognuno vive la propria vita, la propria sessualità, le proprie idee, il proprio mondo come ritiene più opportuno, io lo rispetto. E quindi sei stata brava a tirare fuori un argomento così bello, interessante. Peccato per chi non lo capisce, perché purtroppo quando dici tu, se sbaglia un calcio di rigore uno che si è dichiarato gay, c'è la possibilità che qualcuno faccia dell'ironia, giusto, no? Ma l'ironia comunque la fanno anche su chi non è dichiarato gay. Io ho sbagliato qualche calcio di rigore, hanno fatto dell'ironia su me stesso, però è un'ironia forse diversa. Ma ripeto, io non ho nulla e spero e mi auguro che il mondo continui ad andare avanti in questo modo, perché oggi c'è una positività e un interesse diverso rispetto a chi, come in questo caso con il tuo libro, tira fuori un argomento importantissimo. E poi purtroppo c'è da dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, quindi ogni tanto qualche cretino lo troviamo in giro, no? Che offende tanto per, e purtroppo quelli esisteranno sempre, ma la maggior parte delle persone, della gente, rispetta e fa in maniera tale che ognuno può vivere la propria vita nel miglior modo possibile. Ora due parole il professor Cerbai. Ma io voglio semplicemente dire le motivazioni che ci spinsero a iniziare un progetto qui all'Olmo Forte. L'idea venne fuori anche su fatti specifici, se vi ricordate bene, per cui ideammo questo progetto, e l'esperienza maturata nell'ambito delle iniziative portate avanti mi ricordano due cose. Primo, la competenza e la qualità degli istruttori. Avete un patrimonio, ve lo voglio dire perché è la realtà. La qualità dei relatori. La Marcheselli si approcciò a questa iniziativa, mi ricordo anche gli incontri che facemmo con la struttura sanitaria in riferimento a questo, proprio perché volevamo dare la scientificità a tutta questa iniziativa. E due referenti interni, tra cui un dipendente della ASL che ci dette una mano nel gestire un po' tutti gli aspetti operativi. E credo che la gioia che posso provare è sapere che queste iniziative continuano, anzi si accrescono culturalmente, e questo è un fatto positivo. Questo vuol dire che siete un gruppo, un esempio per tutto il mondo dello sport, e guardate che l'esempio di tutto il mondo dello sport l'ebbe a dire anche il magistrato che ci fece l'incontro sul bullismo allo stadio. Credo che anche lei abbia parole di riconoscimento nei confronti di una società, e guardate bene che oggi, anche se è problematico ripartire, seguitemi in quello che sto dicendo, le problematiche che presentano i ragazzi sono triplicate, perché il valore relazionale che poteva dare il movimento, lo sport, l'educazione fisica a scuola, tutto è mancato completamente, e l'aspetto relazionale è finito nel cellulare.
che è una cosa bestiale, se si pensa bene. È una cosa in cui si snatura i rapporti tra gli individui. E questo, secondo me, ci porterà, mi auguro, di superarle, perché poi il popolo italiano... Però pensate bene, il bambino che normalmente dalla scuola finiva con il rapportarsi anche sui problemi della scuola o genitore, ora lo fa tramite il cellulare. E questo è grave. Questo manca effettivamente un elemento di riferimento per la crescita in un contesto in cui il ragazzo cresce e acquisisce valori nel rapporto con l'altro. E questo, se devo essere sincero, un po' mi preoccupa. Mi auguro che lo sport riesca ancora una volta a superarsi, perché credo che questo sia un messaggio da lanciare nel modo più assoluto. In ogni modo, complimenti a Marcheselli, grazie per il contributo di riflessione che ci hai posto, grazie a Ciccio che ormai è diventato un amico e senza cui, anzi abbiamo tremato tutti quando cadde, però pensiamo tutti che un pensiero alla Madonna e conforto si è fatto senz'altro, per cui lo vediamo volentieri con noi. Un grazie di cuore a tutti. Se ci sono delle domande da fare, bene, se no passiamo alle conclusioni con l'Elisa e la Francesca e poi il Presidente. Allora, io per le... se ci sono domande prego, perché sennò mi sono immessa nella comunicazione senza dare tempo, ma di solito in questi casi le domande no, non vengono. Gli istruttori dovrebbero essere in grado, perché lo trovate sempre attivi per le domande, quindi cari istruttori, penso che una domanda è di dovere, come suggerisce Giorgio. Però mi posso anche far portavoce, perché hanno fatto tante domande anche durante il nostro progetto e si conferma questa società, come dici te Giorgio, già molto preparata, e quindi i fattori di rischio nei nostri ragazzi purtroppo sono aumentati. Il momento del lockdown ha portato delle conseguenze, poi l'uso e l'abuso della tecnologia, che tuttavia sta cambiando il mondo in una maniera irreversibile, quindi dobbiamo esserne consapevoli senza l'utopia di tornare indietro nel tempo. Però l'augurio è sempre quello di dare gli strumenti comunicativi e relazionali ai genitori, agli istruttori, a tutte le agenzie educative che ruotano intorno allo sviluppo dei nostri figli, in modo da eliminare i fattori di rischio ed aumentare i fattori di protezione. Quindi io concludo solo dicendo che lo sport è uno strumento di protezione, di inclusione, di integrazione, che riesce a promuovere le competenze nei giovani ma anche negli adulti. Quindi non dimentichiamoci mai di ritagliare nella nostra vita, nella nostra quotidianità, uno spazio importante per dedicarsi a un'attività che può essere sportiva, ludico, ricreativa, e questo mi vede anche vicina al pensiero dell'assessore che oggi è qui con noi, perché stiamo lavorando e riconosco all'amministrazione, per quanto riguarda lo sport, anche un impegno attivo proprio rivolto ai giovani nell'inclusione in una cittadinanza attiva che possa rendere lo sviluppo armonico della personalità dei nostri piccoli. Quindi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, sempre in un modo migliore naturalmente. Grazie. Io volevo concludere leggendo l'introduzione di Thomas Locatelli, che appunto non l'ho mai fatto, e poi anche con due frasi. Uno che mi venne detto e che è sul libro di Alessio è un ragazzo siciliano, e lui diceva che l'omofobia ti piomba addosso, ti arriva addosso perché sei debole. Quindi dice, quando uno fa coming out e ha soprattutto il supporto della famiglia, può spaccare il mondo, diceva questo. E poi un'altra frase, che questo lo dicevano sempre i calciatori, tutti i calciatori, dice, il pallone non è né etero né gay, non giudica. Thomas invece scrive, non so se ho mai giocato con un compagno omosessuale, se l'ho fatto non me ne sono accorto, non avrei potuto. Un giocatore omosessuale non è diverso da uno etero, ma queste sono solo parole. Perché se c'è bisogno di un libro che racconta dei calciatori gay e ci fa sapere che ci sono,
allora siamo ancora molto distanti da un mondo sportivo sano. Peggio ancora, siamo dentro un calcio fatto di ignoranza. Ho giocato a pallone da quando sono nato, ho indossato maglie di grandi club, ho avuto la fortuna di vivere dentro il mondo che affascina milioni di italiani. Ma mi rendo conto che questo mondo è ancora un emisfero chiuso se un giocatore omosessuale non è visto nella maniera opportuna dentro lo spogliatoio che fuori. O meglio, dentro lo spogliatoio un gay potrebbe essere accettato, fuori no. Non sarebbe più visto come un atleta, ma solo come un gay che gioca calcio. L'unica soluzione per abbattere queste barriere di cemento armato sarebbe che con coraggio un calciatore famoso e talentuoso facesse coming out. Forse così si supererebbe il problema, che però esiste solo per chi è stupido. Accettare un gay nel mondo del calcio sarebbe una grande rivoluzione. Nella mia vita mi hanno sempre detto di essere me stesso. È quello che ci insegna questo libro, che racconta storie di ragazzi che sono se stessi fino in fondo, su un campo da calcio, dentro lo spogliatoio, in curva. Solo così possiamo tirare giù i muri del pallone, essere tutti meno miopi, meno miopi e guardare oltre. Siamo arrivati ai saluti, stiamo aspettando anche una torta, questo è l'altro discorso. Un attimo la parola al presidente e arrivederci, io vi do l'arrivederci ai prossimi appuntamenti, perché come ho detto con qualcuno abbiamo preso anche il professor Giorgio Cervai Urbani, noi l'abbiamo preso come nostro consulente per i prossimi impegni. Impegni. Dovete essere. Vabbè, la parola al presidente. Niente, concludo la serata ringraziando tutti quanti e dicendo solo una cosa: Nonno Ponte continuerà a percorrere, diciamo, dei percorsi, scusate la ripetizione, per quanto riguarda psicologia, diete, eccetera, tutto quello che può riguardare e interessare l'attività sportiva in modo parallelo. Quindi la garanzia che oggi mi sento di dare è che noi continueremo a intraprendere queste iniziative. Prima di salutare tutti, però, vorrei dare un omaggio della società alle due donne che sono qui venute. E vi invito tutti al buffet, al piccolo buffet che abbiamo fatto, e grazie di nuovo.